quinta domenica di Pasqua. L'immagine che la liturgia odierna ci offre è quella del Vangelo di Giovanni, di Gesù vite e dei discepoli tralci. La vite e i tralci, dice un'immagine della vita quotidiana che Gesù molte volte avrà contemplato e tenuto presente nel contesto agricolo della Palestina. Dunque gli nasceva spontanea questa immagine suggestiva per dire il legame che si deve creare tra il maestro e i discepoli. La vite è evidentemente il sostegno e la sorgente vitale. I tralci sono una parte della vite che porta frutto. Il fatto che i tralci siano innestati nella vite e che per questo portino frutto dice con un'immagine così bella e suggestiva, in sintesi, tutta l'essenza della vita cristiana. Non è possibile portare frutto se non si resta nella vite, in Cristo. E questo passo, così breve, lo ripete più volte, 5 volte, se non rimanete in me, non portate frutto. Chi rimane in me porta molto frutto. Se non rimanete in me, non potete fare nulla. Questa sottolineatura dice l'importanza, la necessità vitale di rimanere in Cristo, cioè legati a Lui nell'ascolto della parola e nell'osservanza della parola. E naturalmente questo non è senza sofferenza, non è senza il seguirlo anche sulla via della croce, è il tema della potatura, altra immagine che nasce dall'esperienza quotidiana di vedere l'agricoltore che pota i tralci perché portino più frutto. Potatura sta a significare con evidenza la sofferenza, la rinuncia, la disponibilità a seguire il maestro nella via difficile della croce. E per questo allora c'è frutto abbondante. Siamo nel tempo di Pasqua, questa immagine sembra dirci con chiarezza, con forza, che il frutto della vita pasquale, il frutto della risurrezione di Cristo nei discepoli deve essere una sequela fedele, una sequela gioiosa, entusiasta, che però è fatta anche di croce, di sofferenza, abbracciare la croce per poi entrare nell'esperienza della risurrezione di Cristo. È quello che ci dice poi l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera, dove, se possibile, risponde alla domanda che cosa vuol dire rimanere in Cristo, che noi ci chiederemmo con molta spontaneità. Sì, rimanere in Lui, che cosa vuol dire concretamente nella vita di tutti i giorni? Come fa un discepolo a rimanere in Cristo? Giovanni lo dice con chiarezza, si tratta di vivere la fede e le opere, con i fatti e nella verità, perché non è possibile una sequela che sia fatta soltanto di dottrina, perché la fede cristiana non è una dottrina, ma è l'adesione alla persona di Gesù, è il seguire Gesù, è l'accogliere la sua parola e l'impegnarsi a viverla, la sua parola. Allora, con i fatti e con la verità, non con le parole, non con la lingua, insiste Giovanni, vuol dire aderire pienamente a Cristo nell'osservanza del suo comandamento. E anche qui Giovanni è molto esplicito, il comandamento di Cristo, il comandamento nuovo, è l'amore gli uni verso gli altri. E questo significa allora portare frutto. Dunque l'adesione a Lui, questa è la verità, credere in Lui, questa è la fede, e i fatti, le opere. Dunque una fede operosa che si trasforma nella vita quotidiana in frutto di testimonianza. Dunque quello che Gesù chiede, rimanere in Lui, non è un fatto puramente affettivo, non è certo un'esperienza di tipo sentimentale, anche se il sentimento ha la sua importanza nell'adesione a Cristo, nell'esperienza cristiana, ma è anzitutto un credere in Lui, nel fidarsi della sua parola e nell'accoglierla. E accogliere la sua parola vuol dire allora accogliere e osservare il suo comandamento. Questa è un po' la cartina di tornasole dell'esperienza pasquale del discepolo. Avere accolto la risurrezione di Cristo, dunque credere in Lui, vuol dire, secondo Giovanni, aderire nella verità e con i fatti. Anche noi nella nostra mentalità odierna diremmo con molta semplicità, sì, meno parole e più fatti, meno dottrina, più testimonianza. È quello che spesso ci diciamo, ma che forse non sempre ci è poi
così facile e così coerente di realizzare. Allora, l'essere pronti a testimoniare la fede, e molti cristiani lo fanno oggi anche accettando il martirio, un'esperienza sconvolgente che dovremmo tenere sempre presente. Non esiste una fede cristiana senza qualche volta una potatura dolorosa che può anche essere estrema nel caso di richiesta della vita. Molti cristiani questo oggi sono disposti a farlo, il Papa lo sottolinea spesso. Ma poi ecco una fede operosa che si trasforma nella carità quotidiana, che evidentemente vede in modo nuovo le relazioni tra persone, vede in modo nuovo le relazioni anche con il nemico, ecco la capacità del perdono, uno sguardo fatto di dialogo, di attenzione, di rispetto per tutti. Insomma, una fede che diventa fatto, non soltanto adesione ad una verità, è con evidenza la vita cristiana stessa che nasce dalla Pasqua, quello che dice Giovanni. Questo si vedrà dallo Spirito che Dio ci ha dato. E lo Spirito Santo è certamente la vita divina in noi che ci rende possibile fare le opere di Cristo, aderire a Lui con la fede e portare frutto con le opere. È ciò che ha fatto in fondo Paolo. Narrano gli Atti, nella prima lettura, che appena convertito dopo l'esperienza della via di Damasco, Paolo non è accolto serenamente dai cristiani, dai discepoli, i quali temevano la sua aggressività, la sua ostilità alla fede, ricordavano evidentemente la sua missione, quella di arrestare, mettere in prigione i discepoli. Ma Paolo si era davvero convertito, aveva cambiato vita, ne dava testimonianza continuamente, al punto che quando parlava con gli ellenisti, un po' come era accaduto a Stefano, in questo è interessante la somiglianza con questo martire del quale aveva in fondo condiviso la fine, Saulo. Ecco, in questo momento Paolo è disposto anche lui a dare la vita. Tentano di ucciderlo, deve essere portato al sicuro dai fratelli. E per lui ha testimoniato Barnaba stesso, che ha raccontato dinanzi agli apostoli ciò che gli è accaduto sulla via di Damasco. Allora per Saulo, divenuto Paolo, la testimonianza è non soltanto l'adesione verbale, la convinzione con cui ha accolto la parola di Gesù sulla via di Damasco, ma poi il frutto delle opere, fino addirittura a condividere il momento della sofferenza e il rischio anche del martirio, cosa che poi Paolo farà nell'esito della sua vita. Il dono della vita di Paolo, come di tanti altri, è il segno estremo, supremo, che il frutto della fede è diventata l'opera della testimonianza. Allora questo ci è chiesto oggi e non sempre ci appare semplice, ma dobbiamo essere convinti, io credo, che quel dono di cui Giovanni ha parlato, lo Spirito Santo in noi, renderà possibile ciò che umanamente è davvero difficile, accettare cioè con gioia di essere potati, accettare con fedeltà di seguire Gesù anche sulla via della croce per prendere parte poi pienamente all'esperienza della risurrezione della Pasqua.